altre promesse. Non sappiamo se effettivamente c'è interesse da parte del sindaco e di chi di dovere di mandare avanti questo servizio, perché sono sempre bravi a dire sì, va bene per tenerci buone, per mandarci a casa, e poi come facciamo a essere sicuri che effettivamente il servizio riapre? Perché se fosse un paio di settimane, ok, e se si prolunga, che facciamo? Si chiude perché non ci sono fondi per poter pagare le tre maestre che ci sono. Questo è quello che ci è stato detto, però non sappiamo effettivamente perché non vogliono mandare avanti questo progetto. Questo è il comune, questo ci ha difeso. Il sindaco, un incontro sofferto che abbiamo avuto per poter parlare con lui, questo ci ha detto. Mo, non so se effettivamente sia così oppure no. Noi vogliamo essere sicuri che seppure dovesse chiudere lunedì prossimo, al massimo un paio di settimane è di apertura. Ed è questo proprio una cosa che io non accetto, perché oltre che ci sono bambini che, devo essere sincera, mia figlia, parlo di mia figlia, era una bambina molto vivace, invece facendo questo percorso a scuola che sono più di 8 mesi, mia figlia è una bambina molto solare, gioca con tutti, è diventata, le piace proprio stare con i bambini, con le maestre, e quindi sarà proprio un trauma per i bambini, se proprio vogliamo dire così, che non accetterò mai, perché i bambini sono bambini che devono stare con bambini, devono giocare, devono imparare soprattutto, e penso che chiudere la scuola sarà veramente traumatico per tutti, però, non solo per mia figlia. Ci sono bambini che sono stati chiamati, nonostante abbiano avvertito che a fine ottobre chiuderà l'asilo. E questo io penso che ci dobbiamo far sentire, quindi un po' tutti, non una singola persona, tutti noi, l'unione fa la forza, quindi penso che ci dobbiamo far sentire tutti insieme. Sì, mi chiamarono 15 giorni fa e mi dissero già che la bambina era inserita in graduatoria, però purtroppo, dice, la bambina può frequentare solo per 20 giorni perché poi chiuderà l'asilo. Io l'ho fatta andare, però vedo che subito si è ambientata, sono contenta, le maestre sono bravissime e ora onestamente chiudere l'asilo, ora che si era appena inserita, cioè chiudere l'asilo e poi riaprirlo a fine novembre, cioè ora ha fatto l'inserimento, si è integrata bene, poi a novembre dobbiamo fare un nuovo inserimento, poi ci saranno le ferie di Natale, poi ci saranno le ferie della Befana e poi quest'asilo quando riaprirà? A fine gennaio, per poi chiuderlo a giugno perché poi verrà l'estate. Quindi che senso ha? Quali sono i nostri diritti di noi mamme, di noi genitori, dei servizi sociali, dei nostri bambini che sono il nostro futuro? Ci ha detto questo, no? Adesso si dovrà vedere, dice che 15 giorni, ci deve dare comunque questi 15 giorni, e dopo questi 15 giorni nido, la Nidovega come l'ha chiamata, dovrebbe riaprire Quindi con le solite mani e 15 maestre. giorni di stop ci saranno. Sì. I bambini comunque andranno fino al 31, dopo il 31 poi dovremo aspettare loro cosa ci diranno. Certo, è un diritto loro e noi stiamo combattendo per questa situazione, perché per me non è giusto, anche perché i bambini si sono ambientati. Dovrebbero fare il Non reinserimento. è, appunto, dopo si dovrebbe rifare un Perché reinserimento ci sono e bambini che hanno iniziato da poco. sarà un trauma per loro dopo questa situazione. Comunque per me non è giusta, anche per le maestre che poi 2 o 3 settimane dovrebbero lavorare gratis, tra virgolette, da mamma dico che è un po' una cosa Come stiamo scortese. vivendo la Poi situazione? comunque per la crisi che ci sta, non è una situazione molto fattibile. Come vi siete lasciati? Qual è stata l'intesa che vi siete dati con il sindaco? Vi rivedrete tra una quindicina di giorni? Ci ha fatto capire che l'asilo riaprirà, quindi ci farà sapere. Speriamo Poi, quanto prima. sì, brava, con la speranza che sarà molto presta questa cosa, perché i bambini Non non andiamo oltre. possono stare a casa, anche perché per chi lavora, già per uno stipendio minimo, anche perché lavorano sia la mamma che il padre, perché per la crisi appunto ripeto che c'è, se io lavoro per 300-400 euro al mese per prendere un nido privato, io sto a casa, non lavoro più e mi tengo mio figlio.